Eccomi qua ragazzi, allora oggi voglio truccarmi insieme a voi. Ho deciso di fare una cosa easy, giornaliera, che potete veramente fare tutte quante, quindi seguite se siete interessate. Allora, io ho già sistemato le mie sopracciglia in maniera assolutamente del tutto provvisoria. Adesso voglio andare, come vi ho detto, a fare un make-up giornaliero semplice e leggero, semplicemente per valorizzare le nostre caratteristiche che più amiamo, senza andare a creare un mascherone, anche perché adesso è arrivato il bel tempo, la primavera, e quindi anche con il primo caldo, troppa roba in viso tende a dar fastidio. Ecco, così sono orrenda. Cerco di dare una definizione alle sopracciglia, creare una sorta di base nella mia palpebra. Io utilizzo e amo follemente il correttore sempre di Maybelline, il cancelletà, perché è veramente fantastico. Adesso prendo la mia spugnetta, un fissante. Illuminiamo con un illuminante liquido che picchietto direttamente con le dita. Non dimentichiamoci mai di dare profondità allo sguardo. Quindi io infatti utilizzo questa palettina da contouring di Charlotte Tilbury. Vado a creare la profondità allo sguardo. Basta veramente poco, però fa la differenza. Andate anche un po' sotto. Una leggera definizione infracigliare che intensifica ancora di più. Non voglio creare un eyeliner, voglio veramente fare una cosa semplice. Passiamo al fondo, che voglio un fondo leggero, e il correttore. Correttore, come sempre, questo qui di Maybelline, il cancelletà. Non ne posso più fare a meno. Sfumate bene. Meglio meno prodotto che troppo. Già con il correttore di Maybelline non servirebbe veramente fondotinta, però un fondotinta che amo leggerissimo è quello di MAC, che è Face and Body, quindi può essere utilizzato anche per il corpo ed è veramente molto leggero, uniforme, senza appesantire troppo. Non dimenticate il collo perché è una parte importante, spesso si vede il distacco collo-viso. Leggero contouring, sempre con la mia palettina di Charlotte Tilbury, quindi vado a mixare questi due colori, dopo andrò a mettere anche un po' di blush. Soffio. Non ho finito il make-up, come vedete anche il mascara, mancano le labbra. Con il mascara voglio testare insieme a voi e provare questo qui di Maybelline, che dà incurvatura estrema, volume estremo, quindi ci promette questo. Con un effetto ciglia a molla, quindi voglio provarlo insieme a voi. Vediamo. Faccio un occhio solo. Scovolino, devo dire, mi piace questa incurvatura. Ora scorre benissimo. Guardate la differenza con il mascara di Maybelline, nuovo mascara e senza. Io devo dire, sorprendente, mi piace molto. Inside you.